Il bracco è la più antica razza di cane da ferma del mondo, presente in Toscana almeno fin dal 1300. In questo weekend Arezzo ospita la seconda edizione dell'Expo Mondiale del Bracco Italiano, convegni, dibattiti e la verifica di bacco autentico tra quelli intervenuti a questa mondiale, con la presentazione ufficiale di un volume di 350 pagine pubblicato dalla Sabi, in cui il noto autore cinofilo e presidente onorario Cesare Bonasegale, oltre a una trattazione storica della razza, affronta per la prima volta il tema della genetica dei comportamenti. Il bracco italiano è un cane a tempra, cioè capacità di sopportare gli stimoli esterni negativi, piuttosto bassa, proprio perché è molto intelligente ed è un cane che ama fare tutto il meglio in virtù di un addestramento basato su quello che si dice il rinforzo positivo, cioè io ti premio perché hai fatto bene. Questa è la dolcezza del bracco italiano, un cane che ama farsi voler bene. Assolutamente importante perché è un momento aggregativo, è un momento sì di verifica, come ho detto prima, morfofunzionale, ma è un momento di aggregazione e di discussione. Per noi questi sono i momenti che destano maggiore discussione nell'ambito delle verifiche zootecniche, e questo è un appuntamento veramente importante. Queste sono manifestazioni per noi importanti, anche perché da un lato ovviamente portano turismo, quindi riempiono strutture ricettive città, però dall'altro ci fanno anche un po' conoscere in tutto il mondo, no? Io dico sempre che Arezzo è un po' una perla nascosta nel panorama toscano e che ha bisogno di promozione. Eventi internazionali come questi fanno, diciamo, il doppio lavoro: da un lato riempiono le strutture nei giorni dove si svolgono, ma dall'altro fanno anche grande brand della città, che noi in questo momento abbiamo sicuramente come priorità per far sì che Arezzo comunque cresca tanto nelle statistiche turistiche.